Dopo 5 turni di digiuno, il Fano espugna lo stadio De Marsi e fa incetta di gol. L'Avezzano parte bene con la giusta aggressività. Nel primo tempo la situazione si mantiene in sostanziale equilibrio. Al secondo minuto, su punizione, Bisegna tira di poco fuori. Al 27esimo, su traversa di Chiacchiarelli, Camilloni sfiora il gol. Al 38esimo Puglia si inserisce in un buco della difesa e in diagonale infila la porta avversaria. Nel secondo tempo il Fano scende in campo con un'altra testa e un altro spirito e per l'Avezzano non ce n'è più. Al sesto minuto, su calcio d'angolo, Sassaroli regala il primo gol al Fano. Al 13esimo Sivilla realizza il gol del sorpasso con un calcio d'interno destro. Al 23esimo, sempre Sivilla, prima crossa dalla sinistra e poi su respinta del portiere riprende la palla, con un gran tiro da appena dentro l'area va ancora in rete. Al 34esimo la tripletta personale di Sivilla è realizzata in contropiede su assist di Sassaroli. Nel finale scatto d'orgoglio dell'Avezzano che accorcia le distanze, all'87esimo con la rosa che scavalca il portiere e tira in rete. Alla fine della partita una lotteria per salutare Alessio Di Massimo che lascia la maglia dell'Avezzano per indossare quella della Juventus. Oggi abbiamo fatto una partita bene nel primo tempo, male nel secondo, soprattutto negli episodi. Prendiamo questa sconfitta ma andiamo avanti perché il campionato non finisce qui, anzi cercheremo di fare il massimo per recuperare questi punti persi. Ci tenevo a dire che sono 18 vittorie che noi circa che facciamo in casa, 18 partite senza perdere e oggi è capitata. Speravamo che capitasse più in là ma è capitato oggi, pazienza. Alla fine del primo tempo la squadra era molto battuta, ci siamo guardati un attimino, veramente stavamo toccando il fondo perché perdere come poteva capitare, perché nel calcio può capitare in una situazione così, però ho cercato di stimolarli, bravi loro a recepire le cose ed aver affrontato subito il secondo tempo con un atteggiamento diverso, con uno spirito diverso. Prima del gol, che poi è nato su calcio d'angolo e complimenti a Sassaroli, c'era già stata l'occasione di Chiacchiarelli su punizione, perciò la squadra voleva reagire e da lì in poi ha riacquistato quella fiducia che è necessaria in momenti così particolari e bisogna fargli solo i complimenti a un gruppo sia di giovani sia di meno e quelli che sono meno giovani che hanno dato sia a livello caratteriale anche di qualità, perché i gol poi Sivilla ne ha fatti 3, sono contento per lui. Però era una situazione diciamo molto particolare, perché poi quando le cose non vanno bene subentrano le critiche, si perdono le convinzioni, è facilissimo perdersi d'animo, però la squadra perlomeno ha avuto una reazione, non sapevamo se questa reazione poteva portare alla vittoria, così è stato. E sono estremamente felice e contento perché ritengo un risultato non importante, importantissimo.